Ora che conosci le basi dello scripting in Bash, possiamo introdurre tecniche più avanzate. Quando sviluppiamo dei programmi, nella maggior parte dei casi in linguaggi di programmazione, ad esempio PHP, Python, Java, C, C++, eccetera, inclusi appunto gli script in Bash, incontrerai spesso le istruzioni di condizione if-else e i vari cicli. Un'istruzione if accetta il seguente schema, quello che vedi in sovraimpressione. Come tu saprai bene che il miglior modo per imparare questo è fare degli esempi, quindi con gli esempi rimane più chiara la cosa. Sviluppiamo un programma che esegue un ping, ad esempio, verso un host utilizzando nmap. Tutte cose che attualmente ancora non hai chiarissime, però diciamo che per riconoscere se una macchina esiste oppure non esiste, possiamo utilizzare il ping oppure l'nmap. Sì, certo, alcune volte sono disabilitate queste funzionalità, anche se la macchina è attiva, però non funziona quando tu la vai a pingare. Però diciamo che nella maggioranza dei casi funziona quando tu vai a fare un ping verso un altro host, verso un'altra macchina, un altro dispositivo che sta su internet. Adesso ti faccio vedere un host che appunto funziona senza che lo andiamo a completare man mano facendo, ma te lo spiego sul codice. Andiamo adesso sulla nostra macchina Kali Linux e vediamo appunto come funziona. Quindi Ctrl-Alt-T per aprire il terminale, ingrandiamo un pochino, ok? Andiamo come al solito come root, ok? E poi andiamo in cd opt. Andiamo a visualizzare uno script chiamato analisi ping nmap.sh. Come vedi, adesso è vuoto. Io te lo riempio senza che sto lì a dettarlo passo dopo passo. Fino adesso ormai siamo abbastanza capaci di fare questo. E poi dopo te lo spiego in dettaglio cosa fa. Ok, bene, adesso vediamo come funziona il mio script che è stato sviluppato. Quindi il comando nmap restituisce una stringa di testo vuota. Se ad esempio l'host è down, quindi non sta su, diciamo la macchina è spenta, oppure al contrario risponderà host is up se ad esempio la macchina è attiva, funziona. Queste cose già le abbiamo spiegate, quindi ping command, lo potevo chiamare Pippo, Pluto o come ti pare, però per far riconoscere appunto la funzione che è stata fatta all'interno del dollaro parentesi tonda aperta, parentesi tonda chiusa. Quindi salviamo e chiudiamo. Come al solito, analisi ls-a analisi, volevo dire ls-la analisi, come vedi non è eseguibile. Allora noi lo rendiamo eseguibile, quindi chmod 755 analisi, quindi control l. E adesso ll-a analisi. Come vedi è adesso eseguibile. Quindi adesso andiamo a verificare se un certo programma funziona. Quindi analisi, ad esempio 10.1.1.1. Host è down, praticamente questo qui non è attivo. Quindi sta giù, anche perché è una classe privata. E i miei computer non girano su 10 XYZ, ma girano su 192.168.1.x. Allora andiamo a vedere se, ad esempio, 192.168.1.1 invio. Come vedi, l'host è su, quindi è in piedi. E le altre dichiarazioni di condizione? Puoi confrontare numeri, stringhe oppure file come è mostrato qui di seguito. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.